Vi siete mai chiesti dove finisca tutta la carta riciclata? Bene, non guardate più in là del vostro bagno. Molte qualità di carta igienica partono dalla carta riciclata. Le balle di carta finiscono nel frantumatore, un'enorme vasca con un cestello rotante, simile a quelli che si vedono nelle lavatrici. Questo mescola la carta in acqua tiepida per circa 10 minuti, trasformandola nella cosiddetta polpa, e setaccia tutti i pezzi di metallo e plastica. Poi bisogna rimuovere l'inchiostro. Il sistema di rimozione inietta aria nella polpa. Le particelle di inchiostro si attaccano alle bolle d'aria che salgono verso l'alto. Il macchinario toglie la schiuma lasciando la polpa priva di inchiostro. Ora la polpa passa attraverso una serie di rulli che strizzano via l'acqua. Questo asciuga la polpa inzuppata, consentendole di assorbire i prodotti chimici che vengono usati per sbiancarla. Dei coltelli rotanti la tagliano di nuovo per prepararla al processo di sbiancamento. Nel processo la polpa da grigia diventa bianca. La polpa bagnata viene stesa su uno schermo piatto che passa attraverso un essiccatore. In meno di un secondo la polpa si asciuga, diventando una carta delicata di appena un decimo di millimetro di spessore. Ogni bobina contiene 75 km di carta. La bobina passa in una macchina con dei rulli che imprimono un disegno, in questo caso una conchiglia. Il disegno non è solo un abbellimento estetico, ma rende anche la carta più spessa e perciò più assorbente. Intanto vengono create due strisce di cartone, ciascuna larga 8 cm. La macchina ricopre il rovescio della parte superiore con della colla, poi unisce le due strisce diagonalmente per creare un tubo di cartone. La macchina poi taglia il tubo a una lunghezza di 165 cm. Il tubo sale con un montacarichi fino alla zona della carta igienica. Qui due enormi bobine di carta vanno nella macchina bobinatrice. I due fogli vengono uniti per formare la carta igienica a due deli. La carta viene poi arrotolata intorno al tubo di cartone, creando un enorme rotolo di carta igienica. Quando il rotolo è finito, una lama taglia la carta e l'arrotolamento continua sul tubo successivo. La macchina sigilla automaticamente la fine del rotolo con della colla per evitare che si srotoli. Una sega circolare taglia l'enorme rotolo di carta in 16 rotoli standard, ciascuno largo 10,2 cm. La carta igienica è ultimata e pronta per l'imballaggio. Questi rotoli sono destinati a un uso commerciale. Ciascun rotolo quindi viene avvolto individualmente nella carta. La carta igienica destinata a uso residenziale viene invece imballata in pacchi di plastica contenenti dai 4 ai 30 rotoli. Un oggetto fondamentale. Cercate di non rimanere mai senza.